sono signor Presidente della Regione, caro Francesco, prefetto, autorità tutte, cari sindaci, verrebbe voglia di dire ex colleghi, ma manteniamo il ruolo istituzionale. Molto, molto brevemente sono grato a tutti coloro i quali hanno lavorato per risolvere e affrontare i nodi legati al patto per la città metropolitana di Cagliari. Noi abbiamo scelto un metodo di lavoro, che è quello dell'assunzione reciproca di responsabilità. L'Italia ha da anni un atteggiamento abbastanza particolare, peculiare, nella spesa dei denari che vengono chiamati fondi europei, ma che in realtà sono soldi che l'Italia dà all'Europa e che vengono restituiti, peraltro in misura minore, da parte delle istituzioni europee. Tanto per restare al bilancio 2014-2020, noi diamo 20 miliardi di euro all'Europa, ne recuperiamo 12. E questo nasce dalle decisioni di precedenti governi che hanno interpretato, a mio giudizio, con alcuni elementi di buon senso, la necessità che l'Italia fosse soggetto contributore attivo, ma che non hanno probabilmente immaginato strumenti tecnici per poter eventualmente bloccare, ove non vi fosse stata corrispondenza degli impegni, l'erogazione dei denari. In altri termini, noi oggi non possiamo dire a quei paesi che bloccano gli accordi sull'immigrazione che noi oggi smettiamo di finanziare la nostra quota parte, che è una quota parte superiore a quello che recuperiamo, non lo possiamo dire. Ma possiamo, e lo stiamo facendo, annunciare che nel prossimo bilancio, che inizierà la discussione proprio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, noi siamo pronti a ogni tipo di intervento, sinanco ad arrivare al veto, se non vi sarà una corrispondenza di impegni e di obblighi. Cioè, noi non vogliamo fare gli egoisti, noi siamo pronti a contribuire, siamo pronti a fare la nostra parte. Ma chiediamo che ci sia da parte dell'Europa uno sguardo più degno della grande storia di questo continente, di questa istituzione, e quindi chiediamo che vi sia più attenzione, che vi sia più rispetto per l'immigrazione, che vi sia più attenzione sulla crescita, che quel modello economico che negli anni dell'austerity è stato presentato come l'unica spiaggia, l'ultima spiaggia, l'unica chance, e che ha dimostrato i propri limiti e le proprie debolezze, sia finalmente accantonato e superato. Questo è l'argomento di discussione che vedrà il governo italiano nei prossimi mesi confrontarsi con i colleghi europei. Dovremo trovare una terza via tra quelli che urlano, gridano e strepitano fuori dall'Europa, non rendendosi conto che non esiste uno spazio fuori dall'Europa, e quelli che invece, nel nome del ce lo chiede l'Europa, hanno negli ultimi anni accettato tutti, anche quelle politiche di tagli che i comuni hanno subito. Lo dico pensando alla precedente esperienza di primo cittadino: se noi guardiamo gli ultimi 15 anni dei bilanci comunali, vediamo uno sforbiciamento progressivo, degli ultimi 12 anni, uno sforbiciamento progressivo. Ma il blocco di tagli che abbiamo fatto è soltanto l'inizio di un ragionamento diverso che va condiviso e in qualche modo costruito insieme. In questo senso il metodo di lavoro del patto, dei patti, è uno strumento reciproco di responsabilità. Ecco perché voglio ringraziare tutti, i tecnici del Comune, della Città Metropolitana e dei Comuni, la struttura di Palazzo Chigi, coordinata dal sottosegretario Claudio De Vincenti, che ha fatto un lavoro egregio su questo, e il sottosegretario Luca Lotti e tutta la struttura di Palazzo Chigi, che da sempre sceglie come metodo quello di decidere insieme chi fa cosa e poi liberamente permettere a chi, qualsiasi sia il suo colore politico, guida un comune, di poter arrivare a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Non siamo noi a dover decidere quali sono gli obiettivi, noi siamo noi a dover garantire che ci sono tempi certi di erogazione delle risorse e c'è una condivisione, un coordinamento del progetto strategico del Paese. Diceva giustamente il sindaco Zedda che, se guardiamo quello che è accaduto ieri, ne parlavamo poc'anzi anche col presidente Pigliaru, noi vediamo un fatto di grande rilievo, di grande rilevanza. Il presidente della Repubblica Popolare di Cina è
il presidente di uno Stato che ha un margine di crescita nei rapporti con l'Italia strabiliante. Dopo il vertice, l'ultima volta che avevo visto Xi Jinping prima dell'incontro di ieri era il 4 settembre, il 3 settembre a Hangzhou, luogo del G20. E il giorno dopo ero stato a pranzo da Jack Ma, capo di Alibaba, per discutere insieme di alcuni progetti, in questo caso sull'agroalimentare. Bene, Alibaba il 9 settembre, 5 giorni dopo, aveva la grande manifestazione sul vino, 9-9, perché 9 vuol dire 9, ma vuol dire 9 vino in cinese. In quel giorno, importante il gioco di marketing che fanno e sono bravissimi in questo, il giorno della vendita, della giornata del vino su Alibaba, 100 milioni di cinesi hanno acquistato una bottiglia di vino. Di questi, 51 milioni per la prima volta acquistavano una bottiglia di vino. Ora, voi prendete atto, capite, che questi numeri sono numeri spaventosi. Qual è il paese che ha il più alto livello di produzione di vino di qualità? L'Italia. Però qual è il problema? Il problema è che l'export dell'Italia sul vino è come valori circa la metà di quello francese, non come quantità, come valore. 11 miliardi contro poco più di 5 miliardi. È forse vero che il vino francese è più buono del vino italiano? Ovviamente no. Ha una straordinaria, fortissima capacità di marketing e di presenza e di distribuzione che lo rende molto più appetibile e rende il suo prezzo più alto rispetto a quello italiano. Ma non vi è la differenza del doppio tra il vino francese e il vino italiano. Solo che loro sono partiti prima, hanno fatto squadra, si sono organizzati. Non si sono messi a litigare dalla mattina alla sera tra Stato e regioni, tra comuni e città metropolitane, tra governo, tra nord e sud. Hanno giocato una partita insieme. Recupero dunque la riflessione del sindaco metropolitano, laddove individua la necessità per il nostro paese di coordinarsi e di giocare in squadra. È una assoluta priorità in un mondo nel quale i dati economici segnano finalmente i primi segni di inversione di tendenza. Quando 2 anni e mezzo fa abbiamo iniziato questa straordinaria esperienza alla guida del governo, i numeri condannavano l'Italia alla frase ormai desueta nel dibattito politico, ma che allora era costante: faremo la fine della Grecia. Io ricordo di aver giocato tutto l'inizio del mio mandato alla guida dell'esecutivo dicendo: noi dobbiamo superare la Germania. E credo di essere stato fortunato nel non aver trovato nessun medico che mi abbia firmato un ordine di comparizione col 118, quando nel momento in cui tutta la pubblica opinione diceva non faremo la fine della Grecia, io dicevo dobbiamo fare meglio della Germania. Dopo 2 anni e mezzo sono ancora più convinto di questo. Se noi smettiamo di giocare alla meno e torniamo a coordinarci con un progetto paese, non soltanto la Cina ha fame d'Italia, ha fame di Sardegna, come dimostrato anche in queste ore, ma il mondo intero ha desiderio di qualità e di bellezza. E chi glielo può offrire se non l'Italia? E chi glielo può offrire se non la Sardegna? Ecco perché per me l'elemento chiave non è guardare i dati, che pure sono interessanti, dell'export di queste ore. Noi abbiamo un dato dove si ragiona come sempre, ognuno tira i dati dal proprio mulino, ma se guardiamo il dato, e quindi vedrete oggi nelle agenzie qualcuno dire che rispetto al mese di settembre, al mese di agosto, il dato vero che noi possiamo offrire all'attenzione di tutti è che nell'export noi a settembre del 2016 abbiamo fatto più 3,1%. La Francia ha fatto meno 1,7, la Germania ha fatto più 0,8. Naturalmente si può discutere
di come questo incida su un PIL che per la prima volta dopo 10 anni nel terzo trimestre vede un segno superiore in Italia rispetto alla Francia e alla Germania, ancora di qualche decimale vorrei essere chiaro, è ancora soltanto per un trimestre. Ma è la dimostrazione che quel sogno, se ce la mettiamo tutta, possiamo fare meglio della Germania, non è un obiettivo irraggiungibile. Si può raggiungere questo risultato. Per farlo c'è la necessità di far ripartire il Mezzogiorno e le isole. E sotto questo profilo la Sardegna ha uno spazio di potenzialità che è strepitoso. Strepitoso. In questo senso il patto per lo sviluppo della città metropolitana di Cagliari, con le indicazioni che il sindaco vi ha già dato e con gli investimenti anche per i comuni presenti, è un segnale che va preso per quello che è il desiderio di rimettere in moto questa parte del paese. Si collega alla decontribuzione totale che ANPAL ieri ha annunciato per 730 milioni di euro per la vostra regione e le altre regioni del Mezzogiorno, vale a dire chi vorrà occupare una persona nel 2017 avrà gli incentivi del Jobs Act 2015 per intendersi, e credo che sia un fatto molto positivo, ovviamente soltanto nel Mezzogiorno, è inutile farlo al Nord in un momento nel quale il Nord già vede tornare a crescere i posti di lavoro, più 656.000, 700.000 inattivi in meno, ore di cassa integrazione crollate, perché l'Italia è divisa in due sempre di più e questo non è accettabile. Hai un Nord che è ripartito, hai un Sud che soffre di più. Però in questo scenario il patto per la città metropolitana di Cagliari è un elemento di svolta. E allora, concludendo, confermo gli impegni, anche quelli che non sono contenuti nel patto, come il piano per le periferie. Invito a lavorare su alcune scelte strategiche. Chiedo scusa. In particolar modo sul tema della banda larga. E invito anche e soprattutto a fare un grande ragionamento sul racconto del paese. Quando Massimo dice che i fenicotteri rosa da voi si possono vedere senza bisogno di fare centinaia di chilometri o decine di chilometri a piedi, dice una cosa che in molti non sanno. Io ero stato preparato. Ma dice una cosa che dimostra una volta di più che la comunicazione è uno dei problemi dell'Italia. Noi dobbiamo smettere di raccontare soltanto le cose che non vanno. Dobbiamo smettere di dire che le nostre regioni del Sud sono soltanto i luoghi in cui le cose non funzionano. E dobbiamo finalmente recuperare una dimensione propositiva. Il patto va in questa direzione. Mi auguro che sia visto non come una lista della spesa, perché, lo dico ai giornalisti locali, non lo è. È una grande scommessa sul futuro di questo territorio. L'Italia ci crede, speriamo che ci credano anche i cittadini sardi. In bocca al lupo a tutti noi. Grazie Presidente, credo che adesso, come giusto per confermare l'impegno, cioè, una firmetta. Scusa, mi sento male, non si firma. Nel frattempo volevo dirti che sono presenti e presente anche il Consiglio metropolitano con i consiglieri metropolitani della città metropolitana di Cagliari. Un saluto anche a Luca Lotti, alla sottosegretaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ovviamente nei saluti poi uno si dimentica che stava andando via. No, no, i soldi ce li ha De Vincenti, per cui Lotti può andare. E l'altro aspetto è che l'altro patto firmato col Presidente della Regione, siccome è stato firmato a Sassari e qualcuno l'altro giorno ha detto che riguardava solo Sassari, no, l'altro patto riguarda tutta la Sardegna. Quindi. E sono quanti soldi? 3 miliardi, ma voglio dirtelo perché non vorrei che ti pensi. Cioè, scusate, alla fine questa è rapina a mano armata nei confronti di De Vincenti, compiuta dal tandem Piglia-Luzzedda e da tutti voi sindaci, perché sono 2 miliardi e 9, 3 miliardi quelli del patto per la regione. Qui sono 168 più che però attivano investimenti per 370? Sì. Claudio.
Quindi se non portano via De Vincenti con la Corte dei Conti, per voi è un buon affare. In bocca al lupo a tutti. Mi domandano se possono avanzare, lei morde no, e allora sai che è la battuta che veniva fatta da un grande magistrato, Piero Vigna, diceva sempre posso avanzare? Beh, lei morde no, allora avanzi.